Il turismo è intervenire sulla città e poi produrre emozioni. Quest'anno è il decennale della Notte Rosa, qualche gufo diceva la Notte Rosa va cambiata o non ce la farà, dopo 10 anni la Notte Rosa arriva alle Marche, ci hanno chiesto i marchigiani di poter arrivare fino a Pesaro, la Notte Rosa non è più un giorno, è un weekend, sono milioni e milioni di fatturato, decine di migliaia di posti di lavoro. Dopo la Notte Rosa ci sarà il festival dei maghi, i più grandi maghi di tutto il mondo verranno a Rimini, è come se pensando alla musica noi avessimo Bono degli U2 o Beyoncé, abbiamo l'analogo dei maghi, i più grandi maghi del mondo, quindi una palinsesto di eventi, maggio e giugno della corsa, del movimento, la maratona, gli sportivi, il grande raduno dei bersaglieri e poi il cibo con Almeni davanti al Grand Hotel, la Molo Street Parade, la Notte Rosa, le grandi fiere, Ecomondo, il TTG, la più grande musica italiana che abbiamo, da Ligabue a Fedez, a Caparezza, a Ramazzotti, tutto qui dentro. La città cambia, i cantieri e le proposte immateriali. Tutto questo cosa diventa? Diventa quello che si diceva prima, una città che non ha più bisogno di dire vieni da noi perché c'è la sagra, c'è la festa, c'è l'evento, c'è sempre qualcosa da fare, things to do. Allora Rimini diventa uno stile di vita, Rimini diventa una parola italiana che si trasforma in inglese, Rimini diventa Rimining, in inglese I'm Rimining vuol dire io sto facendo una cosa a Rimini. Io sto rimineggiando, se vado sulla palata con la bicicletta sto facendo una cosa a Rimini, sto vivendo quello stile di vita, quella qualità della vita, vado nella pescheria, vado al mercato, vado davanti al Tempio Malatestiano, mi rilasso col Pilates, Rimining, io sto vivendo un'esperienza a Rimini, sto vivendo Rimini. Rimining è da tu Rimini, in inglese I'm Rimining si dice, vuol dire sto facendo qualcosa a Rimini. Oggi ognuno di noi, i privati, gli albergatori, i ristoratori, interpreteranno questo stile di vita, forza individuale e sistema nel comunicare una nostra identità. Quando dici Rimini, noi siamo critici su di noi, quando vai fuori però la gente sorride. Di dove sei? Di Rimini, beati voi. Noi tra noi litighiamo, però quando andiamo fuori, se qualcuno ci tocca, guai se ci tocca. Ecco, questo è uno stile di vita. Rimini è... ha una qualità della vita molto forte, molto bella, la vogliamo offrire ai riminesi e agli ospiti.